Carissime e carissimi, desidero ringraziare come sempre tutte e tutti voi per trovarvi qui e seguire tematiche essenziali come questo video pubblicato il 5 maggio 2020 dal titolo Intervista con Henry Fox. Nel 2014 descrive il piano delle elites del 2010 programmato per il 2020. Si accede attraverso l'indice alfabetico sotto la voce Rockefeller Fondazione, intervista a Henry Fox. E poi ci etichettano come cospirazionisti. Oggi desidero mostrarvi l'interessantissima tematica dal titolo Possedere il tempo meteorologico nel 2025. Da quanto tempo si pensa di modificare il tempo? Da secoli. Questo che vedete, ad esempio, è dal settimanale The Wheeling Daily Intelligence del 26 marzo 1895, a pagina 7. Dice «Meteo su ordinazione». Un elettricista pensa che alla fine la scienza può arrivare a questo. Afferma che lo farà l'elettricità. Il professor Crocker della Columbia dice che possiamo modificare il nostro clima, come si può temperare e regolare l'aria calda delle città sulla costa durante le calde estati. Era il 1895. Articoli sulla possibilità del controllo climatico ne trovate a IOSA, anche ad esempio, sempre attraverso l'indice alfabetico, sotto la voce controllo del meteo dalla fine del 1800. Oppure inondazioni create con la manipolazione in meteo, pubblicato l'8 maggio 2019. A volte qualcuno fa delle affermazioni, ma poi viene messo a tacere, come il caso di Antonio Raschi che nel novembre 2018 ha detto in diretta a Porta. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. E adesso ascoltiamo il brevissimo assunto della registrazione radiofonica del generale Fabio Mini del 21 febbraio 2008. Generale Fabio Mini, si può presentare? Sono un generale in pensione. C'è un suo articolo molto interessante sul numero di Limes che titolava Il clima dell'energia e il tempo che farà le guerre dei tubi, l'Italia a rischio. Ecco, il titolo che lei ha dato è Owning the Weather, la guerra ambientale globale è già cominciata. La guerra ambientale in qualunque forma è proibita dalle leggi internazionali. Le Nazioni Unite fin dal 1977 hanno approvato la Convenzione contro le modifiche ambientali. E poi sotto c'è scritto, la guerra ambientale è oggi definita come l'intenzionale modificazione di un sistema ecologico naturale come il clima, i fenomeni meteorologici, gli equilibri dell'atmosfera, della ionosfera, della magnetosfera, le piattaforme tettoniche, eccetera, allo scopo di causare distruzioni fisiche, economiche, psicosociali nei riguardi di un determinato obiettivo geofisico o una particolare popolazione. Di cosa stiamo parlando, generale? Ma il senso di che cosa, dell'argomento fondamentale è questo, che poi è anche la mia tesi. La guerra è cambiata, cioè non ci possiamo più tenere attaccati, stare attaccati al concetto di guerra tradizionale quando c'era uno che sparava contro un altro. Un'arma fondamentale che nella guerra moderna o in questa guerra globale ha assunto una rilevanza fondamentale è proprio l'arma psicologica o comunque l'arma dell'influenza che può essere esercitata con tutto. A pagina 82 lei scrive, tutti fingono di credere che le devastanti esplosioni delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki siano state le prime e ultime della storia militare, eppure tutti sanno che da allora ci sono già state più di 1000 esplosioni nucleari nel sottosuolo, nelle profondità degli oceani, in superficie e nello spazio. Quindi io posso con un'esplosione, un esperimento, creare un sisma anche in qualche modo voluto. Ma assolutamente vero, nel senso che questo non è ormai una fantasia o una illazione, sono cose ormai che sono tecnicamente, scientificamente provate. Cioè degli scienziati, in questo caso molto bravi, ma in negativo, possono in qualche modo condizionare l'ambiente e quindi l'economia anche di un paese. Ma assolutamente sì, cioè questa è una capacità tecnico-operativa che esiste.
General Mini, lei nel suo articolo, stiamo consigliando a tutti di leggerlo, parla anche di questo centro di Alaska che noi conosciamo tutti, ARP, no? Il quale lavora sulle onde ad alta frequenza che possono. Ecco, questo è finanziato e su questo si è sempre pensato che potesse influire sul clima. Ecco, vogliamo parlare, lei ne parla nel suo articolo. Sì, ne parlo perché in effetti è una di quelle evoluzioni della ricerca sulle onde a bassissima frequenza e altissima frequenza, per la loro capacità praticamente quello di modificare, di poter modificare l'assetto anche atomico. Queste onde elettromagnetiche hanno la capacità di interferire, addirittura di provocare delle alterazioni meteorologiche focalizzate in determinati punti che poi possono montare per conto proprio. Il programma Owning the Weather 2025 addirittura, è partito nel 1999. Questo obiettivo di possedere il tempo meteorologico entro il 2025 a fini militari, questo è il programma perché è finanziato dall'aeronautica militare statunitense, non è finanziato da McDonald's. Questo è un programma che sta andando avanti e se tanto mi dà tanto, se l'obiettivo finale è al 2025, nel 2008 noi abbiamo già qualche risultato. Posso provocare dal punto di vista climatico una siccità in un paese quando ho l'intenzione di far andare via una popolazione che in qualche modo mi possa essere di peso, la faccio, non so, diventano dei profughi da un'altra parte perché in quel paese ci sono delle materie prime che mi interessano. Questo è un fatto che non si può assolutamente escludere ed è Una guerra. Avete sentito che ha parlato del documento Possedere il tempo meteorologico nel 2025? È quello che state vedendo. Trovate il link nella descrizione per scaricare il documento. Vi traduco e leggo solo alcuni passaggi che reputo interessanti. Il documento, come potete vedere, è del 29 dicembre 1997, ma se scorriamo nella seconda pagina si legge che risale all'agosto 1996. Qui vediamo i contenuti, le illustrazioni e le tavole, i riconoscimenti, eccetera. Ma passiamo al capitolo 1 dove viene descritto uno scenario in cui gli Stati Uniti vogliono sfruttare col loro potenziale il nemico. In questo caso, cartello della droga nell'America del Sud e russi. Descrivono i problemi di volo per chi trasporta la droga nell'America del Sud ed altro. Scrivono che WFSE, elemento di supporto della forza meteorologica, modella le condizioni atmosferiche per prevedere con una sicurezza del 90% la probabilità di una modifica riuscita utilizzando il cloud aerotrasportato, generazione e semina delle nuvole. Affermano che nel 2025 i veicoli aerospaziali disabitati, UAV, vengono regolarmente utilizzati per operazioni di modifica del tempo meteorologico. Prima dell'attacco, coordinato con le condizioni meteorologiche previste, gli UAV, veicoli aerospaziali disabitati, iniziano con le operazioni di generazione e semina delle nubi. Gli UAV disperdono uno scudo cirro per negare la visuale e l'infrarosso di sorveglianza del nemico. Contemporaneamente, i riscaldatori a microonde creano una scintillazione localizzata per interrompere il rilevamento attivo tramite sistemi radar ad apertura sintetica, SAR, come la ricerca e il salvataggio canadese disponibile in commercio. Tracciamento assistito da satellite, SARS-SAT, che sarà ampiamente disponibile nel 2025. Altre operazioni di semina delle nuvole sarà causare l'intensificazione di un temporale in via di sviluppo sul bersaglio, limitando gravemente la capacità del nemico di potersi difendere. Il WFSE monitora l'intera operazione in tempo reale e rileva il completamento con successo di una successiva missione di modifica meteorologica, molto importante ma di routine. L'influenza del tempo meteorologico sulle operazioni militari è stata riconosciuta da tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Eisenhower ha detto: «In Europa il maltempo è il peggior nemico delle operazioni aeree. Qualche soldato una volta disse: "Il tempo è sempre neutro. Niente potrebbe essere più falso. Il maltempo è ovviamente il nemico della parte che cerca di lanciare progetti che richiedono bel tempo, o dalla parte di chi possiede grandi risorse, come forti e forze aeree che dipendono dal bel tempo per le operazioni efficaci. Se il maltempo dovesse durare in modo permanente, i nazisti non avrebbero bisogno di nient'altro per difendere la costa della Normandia." In questa prima parte del documento si parla di controllare il meteo per scopi militari, ma poi scrivono:
Che cosa intendiamo per modificare il tempo meteorologico? E qui spiegano che il loro obiettivo è di raggiungere entro il 2025 la possibilità di modellare la meteorologia per modificare i valori e ottenere il risultato desiderato. Postulano come la modifica del tempo possa diventare sia tecnicamente fattibile che socialmente desiderabile entro il 2025. Entro il 2015 i progressi nella capacità di calcolo, nelle tecniche di modellazione e il monitoraggio delle informazioni atmosferiche produrrà una previsione meteorologica altamente accurata e affidabile capacità, convalidato contro le condizioni meteorologiche del mondo reale. Entro il 2025 il mondo, o parti di esso, sono in grado di modellare i modelli meteorologici locali, influenzando i fattori che influenzano il clima, le precipitazioni, le tempeste e i loro effetti, nebbia e spazio vicino. In casi estremi potrebbe comportare la creazione di un clima completamente nuovo, modelli con attenuazione o controllo di forti tempeste o anche alterazione del clima globale su vasta portata e/o su scala di lunga durata. Le aree principali discusse includono la generazione e la dissipazione di precipitazioni, nuvole e nebbia, modifica dei sistemi temporaleschi localizzati e l'uso della ionosfera e lo spazio vicino per il controllo dello spazio e il dominio delle comunicazioni. Nei capitoli che seguono si trovano innumerevoli descrizioni corredate da immagini, dove vengono descritte le fasi di modifica e controllo grazie alla ionosfera. Siamo nel 2022 e i risultati sono già ben visibili. L'Italia è sempre più travolta da eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio scorsi ne sono stati registrati 132, il numero più alto della media annua dell'ultimo decennio. Dal 2010 a luglio 2022 in Italia si sono verificati 1318 eventi estremi. Nubifragi, grandinate, trombe d'aria, ondate di calore, crisi idrica e siccità aumentano e stanno danneggiando città, terreni agricoli e colture e provocando in alcuni casi anche morti e feriti. Negli ultimi 10 anni, 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni da trombe d'aria, 157 danni da piogge alle infrastrutture e 123 esondazioni di fiumi. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.